Siamo qui con Vincenzo Lusso, laterale del VIP Club, uomo partita di questo match di oggi contro l'Arsenal. Quindi che cosa ci vuoi raccontare di questo match? Sono contento di aver, diciamo che sono arrivati i primi 3 punti per la squadra. Peccato per questo parapiglia finale, ma oramai sembra essere diventata quasi un'abitudine. Senza di questo non ci troviamo. L'importante è che adesso la squadra si svegliare, adesso dobbiamo solamente continuare a macinare il gioco e a fare i risultati. Una vittoria che vale doppio, viene da un vecchio tesserato VIP, cuore pulsante di questa realtà. Che cosa... Ci sono stati fatti parecchi cambiamenti all'interno della squadra, però ora piano piano la squadra sta iniziando a girare. Manca ancora qualche tassello, ma piano piano la squadra va. A chi vuoi dedicare questa doppietta? Ai tifosi che erano la furia, al vecchio cuore VIP. Una partita un po' sfortunata. Credo di sì, forse voi che eravate fuori dal campo avete visto un po' tutto, pali, traverse, anche col subito che ci siamo fatti da sotto. Diciamo il risultato forse alla fine non ci ripaga dagli sforzi che sono stati fatti in campo, però va bene, questo è lo sport, pensiamo alla prossima partita. Dopo di partire da un buon gioco, da tante occasioni sprecate. Sì, le occasioni sono state create, rispetto alle prime 2 giornate di campionato dove si è visto un gioco un po' altalenante. Oggi invece il gioco è stato più fluido, solo che però sotto porta siamo stati poco lucidi. Il pallone è rotondo, il calcio è lo sport, giusto, è questo, lo sappiamo tutti, purtroppo è andata così oggi. Va bene, complimenti al VIP per la prima vittoria, da quello che sto dicendo, però va bene così. Io dico una cosa, è vero che ci dobbiamo divertire, però certe volte è meglio il sanagonismo che altro. Alla fine è andata così, la settimana prossima cercheremo di rifarci in casa. Grazie mille, bocca al lupo.